Che sofferenza, ma che grande gioia stasera. Sì, una partita vera da playoff, dove una palla ha deciso la vincitore stasera. Meno male che siamo stati noi, dopo due o tre tie break che abbiamo perso. E niente, non importa alla fine se vinciamo 3-0 secca o se vinciamo così 15-13 tie break. Siamo 2-1 avanti, abbiamo protetto il nostro campo. E come ho detto prima, nella serie contro Trento dipenderà tanto del livello di nostro gioco. Se diamo tanta pressione con la nostra battuta, che stasera meno male è funzionata tanto bene, sarà sicuramente meglio e possiamo giocare anche meglio sicuramente. Senti, in una partita finita al tie break 15-13, che cosa ha deciso? La battuta, come dici te, il pane evangelisti, un pallone? Tutto insieme, è importante che siamo stati sempre uniti, che abbiamo creduto nella vittoria, non abbiamo mollato mai, e sicuramente questa vittoria dedichiamo al nostro grande capitano. Siamo 2-1 davanti e ce l'abbiamo tutto nelle nostre mani. Senti, un'ultima cosa, magari adesso non vorresti sentirla: mercoledì abbiamo un impegno importantissimo a Novosibirsk, si parte praticamente subito, dobbiamo difendere il 3-1 di Perugia. Noi andiamo già con la testa che vogliamo vincere la partita, perché già se pensiamo che bisogna vincere solo 2-7 in Russia, dove loro praticamente sono completamente un'altra squadra, dove giocano molto molto meglio rispetto fuori, sarà veramente dura. Quindi andiamo lì a vincere la partita, sicuramente prima di tutto recuperiamo bene, facciamo un bel viaggio all'altra parte del mondo e attacchiamo i russi dalla prima palla. Grazie Marco. A te.